Torniamo in studio e andiamo direttamente a San Pietro Canalvona nel comune di Borgotaro. Qui la comunità ha festeggiato domenica il raggiungimento del secolo di vita di Maria Rinaldi, una lunga esistenza vissuta amando Dio e la sua famiglia. L'amministrazione comunale, felice per il raggiungimento del 100° anno di età della signora Maria Rinaldi, formula i migliori auguri di buon compleanno in serenità e salute. La comunità di San Pietro Canalvona, in comune di Borgotaro, è stretta attorno alla signora Maria Rinaldi, che ha raggiunto in buona salute l'invidiabile traguardo del secolo di vita. Una lunga esistenza vissuta con due principi fondamentali: una salda fede in Dio e un grande amore per la propria famiglia. Io prego sempre per tutti. Prego sempre il Dio che aiuta tutti. Sia i vivi come i morti. I miei genitori giovani, siamo restati sei fratelli, perché prima il papà non si campava come adesso, che ci sono tante medicine, si moriva presto, 70 e di più qualcuno, ma erano rari. Mia mamma si è fatta male con una bestia perché si portava in stagione, come si dice, non lo so, cioè, è caduta con la testa e allora è morta, insomma, perché ha toccato la testa quella botta lì. E c'ho due fratelli che sono andati in America e poi sono rimasti là, ma però stavano, mi chiamavano sempre, scriveva, ci volevano tanto bene. Sono stata contentissima, proprio contenta, perché siamo stati sempre uniti e voluto bene a tutti. Il compleanno della signora Maria di San Pietro, a pochi giorni dalla scomparsa della sua omonima di Valdena, ha mantenuto invariato il numero degli ultracentenari viventi nel comune di Borgotaro, che rimane stabilmente nella media più che apprezzabile di uno ogni 1000 abitanti. Diversi gli ultracentenari che vivono nel comune di Borgotaro e che hanno raggiunto questo bellissimo traguardo. La signora Maria ci ha dato oggi lei il regalo più bello con questa sua presenza, con questa sua testimonianza. Una vita fatta di lavoro, fatta di impegno anche nella comunità, nella sua frazione, nella sua famiglia. Oggi tutti noi ci siamo stretti attorno a lei per farle i nostri più cari e sinceri auguri, una bellissima, bellissima giornata che naturalmente ci rende tutti felici. Torniamo in studio e ci spostiamo a Berceto, dove dobbiamo darvi conto di quattro novità contabili in questo primo periodo di gestione dell'esercizio 2015 che non erano ancora conosciute in sede di approvazione di bilancio avvenuto nel dicembre scorso. A parte quella dei 90.000 euro stanziati dalla Regione per lavori di ripristino sulla frana a Case Scorza, della quale abbiamo parlato nel TG di ieri sera, vediamo insieme le altre tre. In data 9 dicembre il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Banca Monte Parma ha deliberato un contributo a favore del Comune di 10.000 euro. Il 14 gennaio è stato sottoscritto il contratto di erogazione del contributo, subordinandolo alla realizzazione di un parcheggio pubblico, in parte già realizzato, per la valorizzazione dell'asse storica via Pietro Silva, via Monsignor Lucchi e piazza Micheli. Il 4 febbraio la Regione ha comunicato al Comune che l'Agenzia Regionale di Protezione Civile ha assicurato il concorso finanziario di 40.000 euro per l'intervento di somma urgenza per avversità atmosferiche del 13 ottobre scorso, che danneggiarono la difesa spondale del torrente Baganza in località Mulino di Saetta e della strada connessa scuola e palestra comunale e ponte sempre in località Mulino, e il danneggiamento delle strade e delle case in località Case Baratta. Per concludere, poi a fine dicembre, sempre la Regione ha concesso in via definitiva il contributo per il progetto piano d'azione ambientale per un importo di 25.000 euro.
E domenica la comunità di Berceto, congiuntamente al locale Gruppo Alpini, ricorderà i tanti caduti nella Grande Guerra. È stata fatta per l'occasione una minuta ricerca dallo storico locale Marco Pioli, cosicché la comunità ora potrà conoscere tutti i nomi e i luoghi. Alle 9.30, dinanzi al monumento ai caduti in piazza Molinari, l'ingegner Fabio Rombini terrà la commemorazione ufficiale e, grazie all'aiuto di Bruna Tanzi, per ogni nominativo dei caduti proferito sarà rilasciato e rilanciato un palloncino. Alle 10.30, in concomitanza con le prime comunioni, i partecipanti assisteranno alla Santa Messa solenne in Duomo a suffragio dei caduti bercetesi. Ed ora siamo alla pagina dedicata allo sport e ci occupiamo di una novità assoluta che riguarda il comune di Bedogna. Infatti recentemente è nata una nuova squadra, questa volta di rugby. Si chiama i Lupi Rugby Alta Valtaro, presidente ed allenatore Marco Dallara, mentre segretario è Michele Sartori, che abbiamo incontrato. Oggi, sabato 16 maggio 2015, al campo Breia di Bedogna, primo allenamento di una nuova squadra, la SD Lupi Rugby Alta Valtaro, una nuova realtà con sede a Bedogna, una nuova iniziativa, una nuova esperienza. Tanti giovani vogliosi di fare e di crescere insieme, un'occasione unica per il nostro territorio e soprattutto per il nostro paese. Siamo qui con Michele Sartori, segretario e giocatore, Marco Dallara, presidente ed allenatore. Com'è nata l'idea di questa bellissima realtà? Beh, noi abbiamo deciso, dopo tanto tempo che si cercava di riunirsi, di mettere su questa squadra, di metterla su insieme a un gruppo di appassionati, insieme a Marco, a Simone, ad Andrea e a Matteo. Abbiamo cercato di trovare i giocatori, li abbiamo trovati, di gente interessata sono oltre 60 persone. Ci hanno chiesto anche di formare la squadra per i più piccini, per i più giovani, per la femminile, per cui è una realtà in forte crescita. Il presidente ed allenatore Marco ci parlerà un po' di questi ragazzi, di come intende farli crescere e dei tempi, diciamo, che passeranno tra oggi, il primo allenamento, e la prima partita. Marco. Sì, niente, qui a Bedogna abbiamo trovato una realtà, diciamo, fantastica a livello rugbistico. Non pensavo mai più di avere tanti ragazzi già oggi, che è un sabato pomeriggio, a parte che il tempo forse ci ha anche aiutato, però dalle fonti che ci giungono sembra che, insomma, sia molta la gente decisa a venire a giocare. No, per quanto riguarda l'aspetto tecnico, sicuramente il rugby non è un sport come il calcio, perché purtroppo ci sono ruoli cruciali che, se non hai un certo livello di preparazione, non ti puoi neanche permettere di fare certi campionati. Quindi cercheremo di dare le basi, innanzitutto l'ABC del rugby a livello specialmente di primi 8 uomini. Poi, nel momento che avremo dato le basi a queste 10, 12, 15, 20 persone che saranno, stavamo pensando di poter fare un campionato insieme ai vari ragazzi che già giocano, ad esempio dalla Tomasina, che gioca nella Rugby Noceto, insieme a Mortali, che ha giocato nei Lions Piacenza, insomma, con gente che ha, come Andrea, che gioca nel Bolsa. Sarebbe di fare un campionato amatoriale WISP, dove ad esempio la mischia è un no contest, che non è una mischia spinta, tanto per dare comunque, far impraticare i nostri giocatori ad un certo livello. Vorrei spendere una parola in più: se adesso, probabilmente ormai quest'anno la stagione purtroppo va verso l'estate e il rugby tradizionalmente è uno sport invernale, però io quello che mi piacerebbe riuscire a portare, oltre alle prime squadre e altre squadre, è avere un settore giovanile e cominciare magari a seguire anche a livello scolastico, divulgare il rugby anche a livello scolastico, perché poi questo sarebbe il nostro futuro, un domani e per tutto. Dopo il presidente e l'allenatore, siamo qui oggi nel primo giorno di allenamento della società I Lupi Rugby Alta Valtaro con l'assessore allo sport Ludovico Molinari. Cosa ne pensi di questa nuova realtà? Come amministrazione, quando si affaccia nel nostro comune un nuovo gruppo sportivo e comunque un nuovo tipo di sport, siamo i primi ad essere felici. Comunque, appena venuti a sapere che ci hanno chiesto un contatto la società sportiva di rugby, ci siamo messi intorno a un tavolo e abbiamo dato la disponibilità per il campo Breia per fare i primi allenamenti, per incominciare un po' ad amalgamare il gruppo e vedere se si riesce a prendere campo
campo anche questo nuovo sport, dunque questa nuova associazione sportiva a Bedogna. Dunque il nostro un grande in bocca al lupo all'associazione sportiva I Lupi di rugby. La cosa che mi piace sottolineare è che i ragazzi che fanno parte di questa società sportiva sono di tutto il comprensorio, dunque da Borgo Valditaro a Compiano, Bedogna, Tornolo, Albareto, Bardi penso. Comunque dunque noi abbiamo messo a disponibilità questo campo per gli allenamenti e vediamo cosa può scaturire. Il brusco calo delle temperature di ieri e oggi, vediamo cosa ci riserva il meteo di domani, venerdì 22 maggio. Avremo ancora molto nuvoloso ma con precipitazioni marginali o del tutto assenti. Le temperature minime stazionarie, valori intorno ai 13 gradi, in rialzo invece le massime che si attesteranno tra i 18 e i 21 gradi, infine moderati i venti. La programmazione serale di RTA comincia alle 20.35 con Synchro Dance, alle 21.10 Videomotori, alle 21.30 On Race TV, poi alle 22 il nostro telegiornale, alle 22.30 Ballo che sballo in TV. È tutto per questa sera, un grazie come sempre per essere rimasti con noi, se vi va continuate a seguirci con i programmi a venire dalle 20.30 in poi, noi torniamo comunque con il TG domani 19.35, arrivederci.